Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno riscosso più interesse sui miei tre blog. Fate riferimento quindi al blog Mio Radar, Mia Fantascienza e Palo e Contatto. Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Questo è il numero 6. In questa puntata parleremo di una bloggata che proviene da un altro mio blog che di solito uso solo per una misurazione degli eventi di Early Warning Signal. Comunque è particolarmente interessante perché questa bloggata ha fatto un bel botto in termini di visite. E il post è intitolato "Non esiste una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite", che il XXI secolo probabilmente non sarà foriero di pace e prosperità per l'umanità. È possibile intuirlo già oggi, pur essendo ai primi decenni del secolo. È sufficiente querare un po' su Google e rintracciare ed incrociare una serie di informazioni per inferire grosso modo quali seri rischi oscurino l'orizzonte del XXI secolo: sovrappopolazione del pianeta Terra, climate change causato dalla produzione massiva di energia con carburanti fossili dal primo, secondo e terzo mondo, scioglimento degli idrati di metano in Siberia, che è un meccanismo incontrollabile a positive feedback, gas ad effetto serra già rilasciati per i quali occorrono tempi lunghi per essere riassorbiti naturalmente, il fatto che nel mondo vi siano continenti in diverso stato di sviluppo socio-economico invece non è un problema, ma un'opportunità. Esistono evidenze euristiche nella storia, come ad esempio quello che accadde sull'isola di Pasqua, che è un'ottima metafora del pianeta Terra all'inizio del XXI secolo: bomba demografica e risorse scarse, a cui aggiungere il problema del cambiamento climatico indotto da deforestazione, guerra, morte e distruzione. La storia dell'isola è stata ragionevolmente ricostruita dagli archeologi, coerente con le tesi distopiche esposte nel rapporto The Limits to Grow del Club di Roma. Nel 1972 fu pubblicato il rapporto The Limits to Grow, un'analisi creata su una simulazione del computer World 3. Il modello predice l'avvento di uno scenario distopico entro 100 anni dalla data di divulgazione, quindi dal 1972 entro al massimo il 2072. Lo studio prevede che se il tasso di crescita della popolazione, dell'industrializzazione, dell'inquinamento, della produzione di cibo e dello sfruttamento delle risorse continuerà inalterato, i limiti dello sviluppo sul pianeta Terra saranno raggiunti in un momento imprecisato entro i prossimi 100 anni. Il risultato più probabile sarà un declino improvviso ed incontrollabile della popolazione e della capacità industriale. Nel link che trovate in fondo alla descrizione del video di YouTube c'è il rinvio diretto alla bloggata in relazione appunto a questo articolo. Ci sono tutti i testi in inglese e varie altre risorse che vi invito a darci un'occhiata. Che non esista una crescita infinita nonostante il mercato pushi bisogni indotti sempre più rarefatti è un dato ben conosciuto da tutti gli economisti. È noto da tempo che le risorse siano scarse e suscettibili di impieghi alternativi e concorrenti. Così come è noto che la tecnologia e l'innovazione distruggono più posti di lavoro di quanti ne creino, l'apertura di nuovi mercati e la soddisfazione di nuovi bisogni sono opportunità di sviluppo per l'economia di mercato. I mercati gradualmente vanno in saturazione con una dinamica di una curva logistica, avendo poi tassi di sviluppo nulli
al seguito del rinnovo del venduto, sempre che il consumo sia consolidato e non rimosso nel tempo. Sorge una domanda: ma i mercati, ossia i bisogni, sono infiniti? No, i servizi e i prodotti modificati, migliorati, nuovi, sono ottimizzati e o innovano, anche con rivoluzioni cuniane, ma alla fine della fiera sono sempre i brevetti la base di ogni attività di impresa per sostenere un prodotto o un servizio. Brevetti che sono frutto di ricerca e sviluppo applicata da aziende che devono superare la dimensione ottima minima, grandi aziende, per usare la tecnologia come fattore di competitività e non come un fattore di produzione. Soprattutto i brevetti possono derivare dall'applicazione di nuove leggi fisiche, ad esempio la meccanica quantistica, da cui poi scaturì tutta l'elettronica di consumo e l'informatica di oggi, provenienti dalla ricerca pura. Tuttavia, è noto a chiunque sia sano di mente, i brevetti hanno vincoli fisici, ambientali, demografici, legali, economici, politici, sociali, militari, talvolta persino etici, che non possono essere evitati. Proseguiamo quindi rapidamente alcuni punti salienti della bloccata che trovate in descrizione. Dal 1970 sino al 1990 il tema del cambiamento climatico è stato ignorato. I temi della guerra fredda e la caduta della cortina di ferro hanno dominato la ribalta internazionale. Nel 1990 però fu fondato l'IPCC, organizzazione formata da molti stati nazionali per studiare il clima, effettuare previsioni e stimare impatti del cambiamento climatico. Per adesso l'organizzazione ha prodotto molti rapporti, tutti disattesi dalla politica e dagli stati nazionali, dato che, essendo accordi volontari per la finanziarizzazione delle quote di gas ad effetto serra, Kyoto, il trattato, è stato inefficace rispetto alla crescita dei gas ad effetto serra. Molte sono le critiche fatte dai fisici, climatologi e rapporti dell'IPCC. Tra le più gravi ci sono quelle di una sottovalutazione dei dati. I grafici delle rilevazioni spesso hanno indicato crescite esponenziali, che però gli scienziati dell'IPCC, sotto controllo politico, hanno però preferito interpolare con funzioni lineari e non esponenziali. Inoltre, nei modelli IPCC, al momento non c'è alcuna stima sugli impatti degli idrati di metano che si stanno sciogliendo in Siberia a causa del cambiamento climatico. Se si parla di cambiamento climatico, poi si deve andare a finire per parlare e discutere di tipping point climatici. Tra questi c'è il blocco della corrente del Golfo. È credibile ipotizzare un blocco della corrente del Golfo? Sì. Quando accadrà? Il blocco dell'AMOC sarà causato probabilmente sia dagli impatti del Polo Nord Ice Free, più dall'acqua dolce proveniente dal melting della Groenlandia. Già oggi ingenti flussi d'acqua dolce e sostanziali variazioni di rialzo delle temperature del mare del Polo Nord con minore salinità stanno già impattando nel Nord Atlantico, dove giace il potente motore termoalino della corrente del Golfo, la cui salinità al momento è costante, ma la sua portata d'abissamento della AMOC, ossia corrente del Golfo, si è ridotta di un 30%. Il blocco della corrente del Golfo causerà pesanti ricadute nell'Europa del Nord, dove è attesa una canadizzazione del clima in autunno ed inverno, all'interno di un contesto mondiale che è in pieno surriscaldamento. Il cambiamento climatico sta cambiando anche i jet stream. Questi si riducono perché i gradienti termici in alta quota si riducono. Di conseguenza, i venti veloci in altissima atmosfera, anche detti appunto jet stream, rallentano e perdono forza. Di conseguenza, i cicloni quanto gli anticicloni tendono a rimanere incollati per lungo tempo in una zona geografica,
cambiandone il clima ed impattando sulle rese agricole. Nel futuro ci saranno anche mega uragani e super blister. Infatti, parte dell'energia dell'uragano Katrina è stata imputata proprio al cambiamento climatico. Eventi estremi come tornado, uragani, probabilmente colpiranno con maggiore intensità, essendoci più energia nell'atmosfera. Inoltre, questi eventi impattano anche in zone dove non erano soliti formarsi, a causa della maggiore energia dell'atmosfera e per il cambiamento dei jet stream, che determinano appunto aree cicloniche e anticicloniche stagnanti, e quando queste due grandi aree collidono violentemente, anche nel Mediterraneo, quello che si ottiene è una serie di eventi estremi di cui già da oggi ne stiamo osservando i primi timidi ma violenti segnali. In un mondo sovrappopolato e piegato dal cambiamento climatico, le migrazioni saranno sicuramente all'ordine del giorno. Migrazioni apocalittiche a causa di danni da climate change, a causa di scarsità di acqua fresca, di cibo, di energia, di materie prime, di semi lavorati e di quant'altro. Ora, se la storia ci insegna che le migrazioni sono sinonimo di guerra, perché nel XXI secolo le migrazioni dall'Africa e in Asia dovrebbero portare pace e prosperità al genere umano, se è sempre stato l'esatto contrario? C'è un documento video interessante sulla bloggata che vi ho segnalato, ed è relativo al fatto che nel 2012 il Pentagono ha scritto un libro bianco sulla sicurezza nazionale e ha evidenziato che il climate change è un fattore strategico che moltiplicherà le minacce in futuro. L'ammiraglio Titley, direttore della Task Force sul cambiamento climatico, è un oceanografo dell'US Navy e spiega che il cambiamento climatico è reale, un evento reale e misurabile. L'innalzamento degli oceani, l'incremento della temperatura, lo scioglimento dei ghiacciai sia sulle montagne quanto lo scioglimento del melting del polo nord e del polo sud e dello scioglimento della Groenlandia sono tutti elementi chiari e misurabili. Tempeste ed uragani molto più violenti, bombe d'acqua che cambiano anche la distribuzione delle piogge in un'area geografica, tutti fatti misurabili che indicano un chiaro trend: il surriscaldamento del pianeta Terra causato dall'emissione di gas da attività antropiche per il consumo di carburanti fossili. Per la Marina Militare Americana il cambiamento climatico è un aspetto molto importante che, oltre a causare la risalita del livello del mare impattando su molti porti e infrastrutture che finiranno inevitabilmente sott'acqua, non più utilizzabili, e ci saranno da fare investimenti, il fattore del cambiamento climatico sarà anche un elemento destabilizzante a causa delle migrazioni, guerre, epidemie, carenza di acqua potabile e risorse varie, eccetera, per cui il cambiamento climatico è definito come un moltiplicatore di minacce per il XXI secolo. Stiamo per giungere così al termine di questo episodio. C'è da considerare l'ultima parte. Il problema del cambiamento climatico non è un problema animalista, non è un problema climatico o meteorologico, non è nemmeno un problema di coscienza civica o ambientale. Alla natura non interessa se la taiga diventerà steppa, se la tundra diventerà taiga, se il livello dei mari saliranno con l'acqua salata che si infiltrerà nelle falde acquifere e se nel permafrost si scioglieranno incontrollabili volumi di gas ad effetto serra con gli oceani che saliranno d'acidificazione. Se il pianeta Terra è popolato da esseri umani, questi sono soliti interagire tra di loro per ragioni economiche, politiche, ambientali, militari, ideologiche, religiose e quant'altro. In ultima analisi, però, gli effetti del cambiamento climatico saranno una seria questione economica, politica e poi soprattutto militare. Ci saranno impatti diretti a causa del cambiamento climatico con eventi climatici estremi sulle città ed infrastrutture, e quindi sulla necessità di riallocare risorse finanziarie che sono scarse e suscettibili di impieghi alternativi e concorrenti su nuove vistose esigenze a discapito di priorità di ordine inferiore. Impatti diretti a causa del cambiamento climatico con variazioni climatiche
salita del mare, cambio del clima, scomparsa dei ghiacciai, rilascio in Siberia di idrati di metano a positive feedback, con incisioni negative sulla produzione agricola, calo della fertilità delle terre, assottigliamento delle riserve d'acqua dolce e crescenti necessità di energia dell'accesso alle sue fonti per mitigare questi problemi causati dal clima. Infine ci saranno impatti diretti a causa del cambiamento climatico sull'accesso dai mercati alle risorse vitali, energetiche, alimentari, idriche e quant'altro, che queste però saranno scarse e sotto un pianeta piagato dal cambiamento climatico e con una umanità in sovrappopolazione. È ovvio quindi che i bisogni primari insoddisfatti probabilmente faranno detonare collisioni violente di popoli sulla Terra per imporre una diversa redistribuzione delle vitali risorse scarse. Siamo arrivati quindi al termine di questa bloggata. La scienza ci dice che il XXI secolo non porterà pace e prosperità, ma bensì guerre uniche come nel Mediterraneo e una terza guerra mondiale, forse anche in Siberia. Quindi guardatevi bene da chi dice che il futuro del XXI secolo è roseo, da chi dice di non avere paura. Saluti, alla prossima.